Siamo in un periodo molto particolare, siamo in un periodo in cui si festeggiano molti anniversari, ci si sposa, siamo tornati ai matrimoni e qui ci sono davvero tante idee. Lei che cosa si sentirebbe di consigliare per regalare, per acquistare in queste cerimonie? La classica cornice è sempre attuale per ogni occasione, dal battesimo al cinquantesimo, al sessantesimo, è sempre una cosa carina e gradita. Poi c'è una serie di oggettistica dorata, se sono nozze d'oro, argentata se sono nozze d'argento, e questo è un periodo che si valutano anche le date di mezzo, dai 10 ai 20 ai 30, e ogni data ha il suo colore, il suo oggetto. Qual è, per esempio, un oggetto che quest'anno va di moda? Io posso dire da profana, forse la pigna. La pigna ha avuto un grande successo in questo periodo. Sì, la pigna è un portafortuna. E sin dall'antichità la pigna è prosperità e buona fortuna. Pertanto quest'anno sono tornate di moda le pigne, come profumatori e come oggetto d'appoggio. Ai bimbi invece che cosa si regala? C'è tante cose, perché tutte le ditte investono sul bambino, perché è per il bambino che si spende forse di più. Ci sono i carillon, ci sono le lucine di compagnia, gli album, le cornici come sempre, addirittura il classico cucchiaino d'argento storto, il primo cucchiaino che si usa, ed è tornata di moda anche la scrigliina, che essendo d'argento è una cosa antisettica e fresca e per la dentizione è utilissima. Quindi si scoprono anche tante piccole cose. Si usa ancora fare le bomboniere per le cerimonie? Sì, le bomboniere stanno tornando di moda e ci sono sempre tante alternative e tante cose belle. Praticamente noi dalla nascita fino ai 75 anni abbiamo le bomboniere, e il battesimo, la cresima, la comunione, il fidanzamento, il matrimonio, e poi i cinquantesimi e i venticinquesimi sono soliti molto fare le bomboniere.